più utile fare questo, utilizzare un divano. Un divano e con le gambe divaricate andare a flettere il busto. Questo vi assicuro che è molto più fattibile e molto più proficuo per le persone più rigide e per le pance più avanzate. Che vi volevo dire? Sentirete proprio l'appoggio ischiatico, l'apertura coxofemorale. Ovviamente il divano è tipo questo, massiccio ma morbido, non di quelli di pelle duri, insomma. Allora è meglio il letto. È tipo un letto, ecco. Non ci sdraiate però, soltanto. Sdraiatevi dopo aver fatto ginnastica. Quando andate a flettere il busto, sentite proprio il tratto lombare che si rilassa. Questo ve lo consiglio di farlo ogni volta che avete bisogno di distendere la vostra schiena durante la giornata. Fatelo quanto più potete. E ci state 20 secondi, 30 secondi. Sentirete che piacevolezza. Ecco, potete fare questo e potete fare allo stesso tempo l'esercizio che facevamo prima su quello sgabellino, ma lo potrete fare per portare sulla gamba. Anche qui fate lo stesso lavoro di prima, ovvero salgo con una gamba, inspiro e rilasso, porto giù. La mano dietro può stare appoggiata. Salgo, inspiro, scendo ed espiro. Salgo, inspiro, scendo ed espiro. Le persone più sciolte, più elastiche, possono provare ad appoggiarsi con un piede sulla coscia. Arrivateci per gradi. Scendere giù. Inspiro ed espiro, giù la testa, giù il busto. Inspiro ed espiro. Ah, allora il nostro corpo adesso l'abbiamo ben sciolto, accarezzato, coccolato con i primi esercizi di mobilizzazione generale, di flessibilità sulla colonna. Torniamo nella posizione centrale di prima. Dove distendiamo un tappeto a terra. Io sposto lo sgabello e prendo il tappeto. Mettiamo il tappeto a terra. Andiamo a vedere bene cosa dobbiamo fare a terra. Dunque, ci mettiamo in questa posizione, gambe divaricate. Dobbiamo fare un rombo, poggiando un piede verso l'altro. Portiamo le braccia, gli avambracci all'interno delle cosce all'altezza del ginocchio, quindi sull'adduttore, sul vasto mediale, fino ad arrivare alla zona tibiale con le mani, vedete? Tac, tac, uno, due. Ma il collo è morbido, flesso in avanti, quindi la nuca, le braccia morbide. Abbiamo una flessione del busto. Vi faccio vedere di lato. Piede, contropiede, non stiamo con i talloni vicini al bacino, possono stare anche avanti. Le cosce sono in divaricata frontale,
quindi in extra rotazione al ginocchio, e mi rilasso. Più la pancia cresce, più i piedi andranno avanti. Inspiro. Guardate questo esercizio, facile facile, ma per niente facile. Perché? Perché prima si arriva per gradi a questo grado di, questo livello di propriocettività, cioè l'ascolto del mio corpo, mi ascolto e senso le, e sento le senso percezioni. Oggi mi scuole parole, non ci fate caso. Quindi, senso percezione che sto avvertendo che nello spazio io sto iperestendendo la colonna. Propriocettività, i miei propriocettori. A livello epidermico, i recettori che abbiamo ci dicono che cosa stiamo facendo. Se noi chiudiamo gli occhi, inspirando, avendo questo senso di iperestensione dorsale, senso perché stando così più di tanto non ci si muove. Il bacino ci blocca la schiena, la pancia ci blocca la mobilizzazione sul piano sagittale. La posizione delle braccia sull'interno della coscia ci blocca ulteriormente, per cui dove andiamo? E allora facciamolo dolcemente. Inspiro, mi guardo. Non mi guardo nulla perché ho gli occhi chiusi, però è come se mi volessi guardare lo sterno. Espiro. E giù. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Distendo le gambe. Distendendo le gambe vado a sciogliere. Che cosa? I muscoli che si trovano davanti alle anche, i muscoli psoas, grande, piccolo psoas, ileopsoas, il piramidale che si trova qua sull'esterno del gluteo, sul medio gluteo, è quello che generalmente quando camminiamo tanto, ci stanchiamo tanto, facciamo molti esercizi con gli arti inferiori, abbiamo una creatura nel nostro grembo, quindi siamo delle gestanti. Questo plesso qui, questo coxo femorale, è quello che tenderà poi ad accorciarsi di più. Accorciarsi che vuol dire? Contrarsi. E rimarrà tale. Per cui è bene andare a mobilizzare ma anche allungare quelle fasce muscolari che potrebbero rimanere rigide. Anche quello è un allenamento a non rimanere in fase contratta. Un altro esercizio con gambe divaricate, vi raccomando, non siamo col collo tra le spalle, anche se io adesso ci stavo per spiegare una cosa. Rimaniamo sempre in iperestensione del busto, eccolo, mani in appoggio, però facciamo questo, alterniamo l'arrivo della coscia a terra e via, e via. E via, ella, e via, ella. Respiriamo. Ah, direi che io sono molto amante dell'esercizio fisico e della musica. Non posso che darvi la spinta, la motivazione ad eseguire certi esercizi con questa musica, comunque con la musica. Me ne sento orgogliosa, quindi dico: oh, sentite che bellezza questa canzone con questi esercizi. Distendiamo le gambe, divaricate, saliamo col busto.
le mani all'altezza della tibia, vedete? Anche qui stiamo lavorando tanto sui paravertebrali, ragazze, perché equilibrio, l'esercizio, la prima parte di esercizio che abbiamo fatto in piedi all'inizio, mobilizzazione delle anche, serve per dare struttura, supporto, gestione, organizzazione della deambulazione con un peso che tende ad andare in avanti. E poi mobilizzazione anche nel discorso dell'apertura nella divaricata, che ci permetterà poi non di fare la spaccata durante il parto, non è quello che dobbiamo fare, ma ad avere maggior conoscenza del nostro corpo e maggior controllo in contrazione perineale. Ricordo che sono i muscoli, i perineali, quelli che vanno dalla vagina all'ano. Chiudo come se dovessi trattenere per andare in bagno e rilasso invece, facendo il contrario. Vado in bagno, chiudo, inspiro, apro ed espiro. Devo immaginare, io dico sempre, ad un ascensore che sta salendo e arriva fino all'ombelico. Un mini ascensore, immaginare, che va dall'utero fino all'ombelico e poi scende dall'ombelico fino ai muscoli perineali. Va bene? Allora, per fare questo possiamo anche fare questo esercizio. Vedete, contraggo e i glutei si contraggono. Decontraggo e i glutei si decontraggono e mi allungo sulle cosce. Sento questo movimento scivolando da un ischio all'altro, le basi del bacino, questa parte qui è l'ischio. Uno e due. Ok? Importante conoscere il nostro corpo, sapere bene che muscoli, che zone scheletriche stiamo utilizzando, perché ci conosciamo meglio. E ci muoviamo meglio, possiamo gestire tutto meglio. Anche qua chiudo, mi chiudo, fletto la nuca avanti, la nuca verso lo sterno in avanti, come se mi dovessi chiudere, rotolare su me stessa come una palla. Fletto le gambe, porto i piedi verso i talloni, verso i glutei. Apro, allungo tutto, chiudo, inspiro. Apro, allungo ed espiro. Chiudo, inspiro. Allungo ed espiro. Allora, dicevamo relativamente ai muscoli perineali. Facciamo un lavoro perineale. Contraggo. Guardate, lo vedete anche da lì? Vedete, io sto contraendo la zona perineale. Chiaramente sempre in connubio, in sinergia con la parte antagonista, perché se io, ecco, io adesso sto lavorando con il perineo, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, vi sembra di non vedere nulla, eppure vi assicuro che se sbirciate, vedete, il mio addome che si abbassa e si solleva, è quasi impercettibile. Ora invece faccio un lavoro in sinergia con i glutei, contraggo, vedete? E decontraggo. E lo enfatizzo, quando decontraggo distendo avanti, distendo le punte. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Questo ve lo ritroverete per quanto riguarda la ginnastica ipopressiva, ovvero cercare di mantenere l'omeostasi della nostra pressione intraaddominale, che durante lo stato di gravidanza aumenta e fa parte proprio della pressione che normalmente controlliamo, la pressione sanguigna, no? Quindi quella che è determinata dal getto di sangue a livello
di sistole e diastole, quella che normalmente abbiamo, riposiamo le braccia in uno status normale fisiologico di 80-120. Potrebbe essere 70-110, 90-130, dipende dal soggetto. Diciamo che dobbiamo tenerla sempre sotto controllo, e quando siamo incinta e quando non lo siamo. Ok? Parlando di pressione, quando siamo in gravidanza la nostra pressione, soprattutto intraaddominale, aumenta. Ma aumenta non solo per un discorso viscerale, aumenta proprio per tutto ciò che accade all'interno dell'utero. E poi perché a livello ormonale si stanno avendo delle modifiche molto consistenti. Per tutta la parte addominale, la parte che genera poi tantissimi liquidi per mantenere, per gestire, per portare avanti la crescita di un bambino all'interno, è tutto regolato da una pressione che abbiamo intracranica, intraaddominale, a livello di vasi, di arterie, di capillari, è proprio il meccanismo fisiologico dell'uomo. E nei momenti come in quello della gravidanza bisogna sicuramente tenere tutto nei range. I range si mantengono sempre cercando di essere il più in movimento possibile, sentendo la respirazione, cercando di vivere questo momento con estrema serenità, con la giusta respirazione, dove tutto quello che ci sta capitando a livello fisico non è nient'altro che qualcosa di meraviglioso, con cui andare poi a convivere anche durante questi esercizi, perché questi sono gli esercizi che farete solo in questa fase, poi ne farete tanti più belli e tanti pure più specializzati e molto simili a questi, però qui c'è un doppio obiettivo. Incliniamo il busto una volta a sinistra, una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a destra. E vado ad allungare la mia colonna, i muscoli dorsali. Allora, ricapitolando, abbiamo fatto questo lavoro iniziale di propriocettività, lavorando sull'equilibrio, secondo lavoro di mobilizzazione coxofemorale e di lavoro sul perineo, e quindi sulla pressione intraaddominale. Volevo arrivare in quest'ultima parte, in posizione supina, andando a vedere in modo ancora più specifico e la respirazione e il lavoro sulla nostra zona perineale. Guardate, contraggo i glutei, si sollevano leggermente perché il bacino va in retroversione e torna giù, il bacino va in anteroversione e il tratto lombare si solleva un poco po poco poco. Vedete che entrano le mani sotto la mia schiena. Per non farle entrare, faccio questo. Inspiro ed espiro. Attenzione a non inarcare il tratto cervicale. Chiudo, inspiro. Apro ed espiro. Chiudo gli occhi, inspiro, apro ed espiro. Ora non solo questo lavoro di retroversione e anteroversione del bacino, ma sento anche il pavimento pelvico lavorare. E chiudo, inspiro, apro, respiro.
Chiudi, inspira, apri, inspira. Chiudi, inspira, apri, inspira. Chiudi, inspira, apri, inspira. Chiudo e trattengo 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allora, io ho eseguito l'esercizio sollevando il busto e flettendo la nuca avanti. Invece voi rimanete con la flessione della nuca anteriormente, sicuramente, gli occhi chiusi, le mani se volete sull'addome. Inspirate chiudendo il tratto lombare, quindi andando in retroversione, glutei contratti. Inspiro, mantengo 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, espiro, espiro, bella. Distendete le gambe, ragazze. Attenzione che distendendo le gambe il tratto lombare, scusate, andrà a distaccarsi ed è fisiologico come nella postura in piedi. Provate a flettere le gambe divaricandole, provate a ruotare il bacino verso destra, attenzione alla pancia. Portate la gamba sotto di essa, ok? Inspiro ed espiro. Per tornare sull'altro lato, torno prima in posizione supina con le gambe divaricate, poi ruoto a sinistra e poi scendo con l'altra gamba sotto la pancia, sempre. Ok? Fa una cosa, soprattutto negli ultimi 3 mesi, ma gli ultimi 2 sono quelli più tosti. Dormire è difficile, non mi potete assolutamente mettere in pancia, a pancia in posizione prona, pancia in sotto. Tornate, gambe flesse al petto. E sul fianco è l'ideale, ma vi stancherete facilmente e quindi sarà poi più facile stare in posizione supina. Mettete un rialzo sotto le gambe, un cuscino, in modo da stare così, oppure lo stesso cuscino andatelo a stringere tra le cosce e state in questa posizione. Vedrete che vi allieverà, allevierà un po' alcuni passaggi scomodi. Ecco, quella è una cosa scomoda della gravidanza, è stato tutto bellissimo. Anzi, guardate, facciamo questo esercizio dove chi è più sciolta può avvicinare le gambe al busto, chi non ce la fa le può tenere flesse e respiriamo. Braccia in alto, fletto, ruoto su un fianco, mi siedo per tornare in posizione in piedi, saliamo piano piano, respiriamo. Portiamo le braccia avanti e unendo i palmi delle mani sopra la testa, flettiamo le braccia portando le mani davanti allo sterno. È stato un vero piacere. Ciao mamme, ci vediamo giovedì alle 17. Ciao ciao.